Vengono resi gli onori al prefetto della provincia di Catanzaro, rappresentante del governo, accompagnato dal comandante della Legione Carabinieri Calabria. Compagnia, presentare. Onori al prefetto della provincia di Catanzaro. Che va da ovest.
e possiamo procedere con l'arrivo del mezzo selezionato. Io sono tutta guerra, penso.
Amici a quattro zampe, nello specifico andremo a simulare in una fila di valigie una ricerca dove il cane nel suo fiuto cercherà di scovare il suo... Queste sostanze sono così letali, così deleterie per la salute dell'uomo, immaginiamo quanto lo possano essere per la salute dei nostri amici a quattro zampe. La Guardia di Finanza attualmente nello scenario no, un odore, abbiamo addestrato i nostri cani a trovare anche i soldi. Quindi, come dicevamo prima, i cani non sono drogati, fanno tutto per gioco. Qual è il gioco? Abbiamo detto il manicotto. Il manicotto a mo' di salsicciotto, che noi chiamiamo manicotto. Vedete, un semplice panno bianco confezionato a mo' di manicotto. È il suo gioco preferito. L'addestramento, in pochissime parole, funziona in questa maniera, che da piccoli i cuccioli nel nostro reparto allevamento e addestramento cinofili di Castiglione del Lago in provincia di Perugia imparano a giocare con questo loro giochino da cui non si staccano mai, insieme con il loro padroncino, con il loro conduttore, con finanziere. Finanziere e cane fanno l'unità cinofila cosiddetta, propriamente detta, imparano a giocare. In parole povere, il cane, per un discorso di associazione, per un principio di associazione, impara. Abbiamo anche un pastore belga tipo Malinois, il suo nome è Inexi. Il cane tutto nero che vedete è il pastore tedesco, è Argus. Quello di color bruno è il pastore belga. Come vedete, già vedendo il loro manicotto, i cani sono bravosi di conquistarlo a tutti i posti. Questo loro predatorio, questo loro accanimento verso questo giochino, questa loro voglia innata e spasmodica di cercarlo dappertutto, ci consente poi di ritrovare le sostanze nascoste nei posti più disparati. La Guardia di Finanza attualmente per l'impiego operativo dispone di un allevamento e centrerà la sua ricerca. Vedete, scorre le valigie, utilizza il naso, le annusa una per una. Viene effettuata meticolosamente la ricerca di tutti i bagagli. Il cane si accerta, su questo si mette a raspare. Sta dicendo qualcosa al suo conduttore. Dice al suo conduttore che in questo bagaglio ci dovrebbe essere nascosto forse il suo giochino, il suo manicotto. Il cane è abituato e addestrato a segnalare sulle cose rigide la presenza di sostanze per raspando. Il manicotto, come vedete, come per magia viene fatto comparire come premio per aver segnalato questa valigia. Questo gioco che il conduttore sta facendo con il cane viene chiamato tira e molla. Praticamente il cane fa tutto per avere poi questo momento con il suo padroncino per giocare. Tra il finanziere e il cane, l'unità cinofila appunto, si instaura questo amore, questa simbiosi che dura tutti i giorni. Come vedete nel bagaglio c'erano due bustine di sostanza stupefacente. La valigia è stata inserita in un secondo momento, non so se avete notato, il cane è passato una prima volta, non c'era ancora quella valigia. Una volta che è sfilato, il collega ha messo questa valigia, sul ritorno il cane
ha sentito l'odore, si è fermato, ha detto al suo padroncino: qua dentro c'è qualcosa che conosco, gliel'ha segnalato. In uno scenario operativo il cane avrebbe segnalato, avremmo attuato una perquisizione, un controllo, un'ispezione del bagaglio. Nella fase successiva del rinvenimento sarebbe, diciamo, avvenuto poi l'arresto del responsabile del corriere che trasportava la droga. Questo è Argus, il pastore tedesco. Questo gioco che vedete è il tira e molla, quindi il cane non è drogato, siamo tranquilli, fa tutto per gioco e fa tutto per avere poi questi momenti che sono, diciamo, giornalieri. Ogni giorno il suo padroncino gioca, fa tutto per gioco. Ovviamente per gioco consente a tutti i militari della Guardia di Finanza ogni giorno, come avviene ogni giorno, sparirà in un oggetto dove lui poi sarà concentrato a effettuare le sue ricerche ogni giorno, quindi una volta sparirà in un bagaglio, una volta sparirà in un automezzo, una volta in un altro posto, tutti i posti dove poi in servizio il cane andrà a effettuare le ricerche. Questo è il pastore belga di tipo Malinois, si chiama Enexi. Sono tutti cani in forza al gruppo Guardia di Finanza di La Venezia Terme del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Catanzaro. E vi dicevo, oltre a questi cani che sono prettamente antidroga, attualmente disponiamo anche di un cane per la ricerca di valuta, un cash dog, che principalmente svolge le sue funzioni diciamo in aeroporto, in stazione tutti i giorni, ma viene utilizzato anche in operazioni di perquisizione domiciliari presso personaggi che magari occultano ingenti quantitativi di denaro per sottrarli al fisco, per sottrarli, diciamo, a quello del circuito lecito della circolazione della valuta. Grazie a tutti voi e vi auguriamo una buona giornata.